Abbiamo voluto non solo sintetizzare il percorso di 12 anni dall'istituzione del commissario straordinario di governo per persone scomparse, ma anche analizzare tutti i dati e individuare delle linee di tendenza del fenomeno delle persone scomparse. Per quanto riguarda l'aspetto della distinzione di genere, da tutte le denunce che sono pervenute dal 74 fino al 30 giugno 2019, evidenziamo che un terzo è rappresentato da scomparsa di sesso femminile. Fortunatamente in questo campo i ritrovamenti, le percentuali di ritrovamento sono molto elevate, l'85%, però è anche vero che l'1,3% di questi ritrovamenti sono stati di donne, di bambine morte.